quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Eccoci qui con la nostra consueta rubrica del venerdì, quello che le donne non dicono, 7:47 del mattino. Con noi la nostra dottoressa Serenella Salomone, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, terapista di coppia. E come diciamo sempre noi, chi più ne ha più ne metta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Misa, sono la soletta anche tu. Sì, sì, poi in privato le dico che perché. Sì, sì, però salutiamo Ari, tornerà, ma insomma ci vuole un pochino di tempo. Bene. Allora basta dottoressa. Dare, allora. Sì, sì, sta in vacanza, dai, diciamo così. Si riposa un pochino. Allora, intanto dottoressa, un secondo solo perché devo rispondere a un po' di messaggi. Allora, intanto sì. Andrea, oggi abbiamo parlato di scaramanzia con i nostri ascoltatori, sì. Visto che è venerdì 17 e Andrea ci ha mandato il suo amuleto che è un bracciale con un occhio. Devo dire, io ero un po' spaventata da queste cose con gli occhi, invece questo qui di Andrea è un bel bracciale, quindi mi piace. Mentre ha un nostro ascoltatore Giacomo che mi chiede notizie a proposito di una cura per il Covid, in realtà Giacomo, quello che ho trovato facendo una breve ricerca così al volo è che tutte quelle cure che sono state annunciate o testate fino a questo momento sono ritenute non efficaci, quindi andrò a approfondire la notizia, però al momento quello che ho trovato non sono cose positive, mettiamola così. Insomma, per il momento i vaccini, ancora cure non sono state trovate, cure efficaci, pillole, pasticche, che dice ho preso il Covid, prendo la pasticca e sono a posto, ancora no. Detto questo, non ci sono neanche pasticche contro le dipendenze affettive, dottoressa. Prima ho raccontato la vicenda di Roberto Cazzaniga, poverino, ecco. No, ma poi anche perché è veramente pesantissima quella, sì, come sì, abbiamo sì. visto anche tempo fa della quella presentatrice, attrice che aveva avuto quella storia con Pamela Prati, giusto. No? Però ecco, dottoressa, Pamela Prati proprio ultimamente è tornata a parlarne dicendo perché verso Roberto Cazzaniga avete dimostrato tutti grande solidarietà, mentre a me, come dire, mi avete preso sempre in giro, mi avete perculato in ogni modo possibile. Però io un po' di differenze tra le due storie le noto, perché lei andava in televisione, cioè, certo. Ancora non si è capito bene, ma sembra che questa cosa sia stata architettata proprio da lei e dal suo team, che poi si sono certo. lanciate le accuse una contro l'altra, quindi la sua sembrava più una storia inventata per tornare a far parlare di sé, andare in televisione ad annunciare matrimoni, figli, eccetera, eccetera. Insomma, sì, era un pochino diversa la strada, così come è diversa la strada di Selvaggia Lucarelli, che ha scritto sì. il libro, che secondo me, io l'ho sentita in un'intervista in televisione, ha fatto anche molto bene a scriverlo, perché tutte noi donne, c'è anche un altro famoso libro che era proprio, che è andato molto, e che si chiamava Donne che amano troppo. Ah, me lo ricordo, sì. Ecco, Donne che mangiano troppo, sì. Donne che amano troppo, sono stati due libri che a quei tempi andavano, sono stati anche importanti, Mm-mm. perché leggendo capiamo che non siamo soli, ecco. Sì, però sì. qui capita anche agli uomini, perché questo, per quello che riguarda Cazzaniga, era quello che ho letto, oltretutto era una cosa che andava avanti da tantissimi anni. 15 anni, una ecco. truffa crudele a dir sì. poco, pazzesca, insomma, sì. sottrarre 15 anni di vita a una persona che ha ammesso di non aver avuto quello. Altri rapporti. Io credo che se lui è stato bravo, come ho sempre detto, quando ci sono dei nomi famosi, dai Ferragni e tra tutto il resto, sì. che dicono che fanno qualcosa, che capiscono di aver bisogno di un aiuto, Mm-mm. di una persona che può essere uno psicoterapeuta, che sì. può essere qualcuno che li può aiutare in questo, perché chiaramente sono queste persone qui, come Cazzaniga, sono persone che hanno una psicologia tale per cui vuol dire che ci sono i passaggi per poterlo abbindolare, Mm-mm. proprio perché lui aveva bisogno di cose di questo genere. Sì. Ma se è possibile, guardiamo... dottoressa, è possibile che lui a un certo punto in questi 15 anni... A me ha fatto pensare quando in uno dei passaggi delle sue interviste lui ha detto sì, io capivo che c'era qualcosa di strano, però a un certo punto...
quella situazione lì era come, non lo so, ho avuto l'impressione che era come se gli fosse diventata, non dico comoda, ma familiare, per cui andare a, sì, ad investigare, brava, e a, come dire, a cercare di capire che cosa c'era di marcio in tutta questa situazione, probabilmente lo spaventava, perché lo avrebbe messo di fronte a una realtà tremenda da affrontare da, sì, solo, no? È stato costretto ad affrontarla, ecco, dall'intervento degli amici. È molto importante la parola da solo, perché il fatto di lasciare quella che noi chiamiamo questa relazione tossiche, mm-hmm, sono delle relazioni che noi possiamo farle assomigliare alle dipendenze affettive, tant'è che io adesso nel mio blog, nel, mm-hmm, mio sito salmonesalmoni.it, sì, proprio sto facendo un articolo proprio per questo, perché sono dei legami che probabilmente, partendo anche forse dall'infanzia, perché, mm-hmm, sicuramente la personalità si forma attraverso anche situazioni infantili che ti mettono in difficoltà, in insicurezza, in poca autostima, ma quando c'è una dipendenza di qualsiasi tipo sia, c'è anche l'astinenza. Quindi l'astinenza, anche se tu capisci che questa cosa non sta andando, non funziona, non è una cosa da fare, mm-hmm, che mi fa male, però appunto c'è la fase dell'astinenza, che in questi casi qui sono magari attacchi d'ansia, attacchi di panico, perché hai paura di essere lasciato solo, perché, okay, hai paura di non farcelo, e allora è qui dove c'è appunto bisogno di un sostegno psicologico, perché dobbiamo andare a capire in quale maniera posso cambiare strada, perché questo mi porta sicuramente verso una strada disastrosa, come nel caso di Cazzaniga, che ha perso 15 anni della vita e un sacco di soldi. Ecco, e poi questi qui sono personaggi famosi, quindi, sì, hanno anche paura di essere appunto presi in giro, certo, di essere giudicati. È per questo che dico che una persona come la Selvaggia Lucarelli, che, sì, ha fatto un libro e ha spiegato e ha raccontato, ma lei stessa, sì, raccontava che non ce la faceva, sì, che era veramente una relazione tossica, che anche per lei è andata avanti degli anni, quindi, sì, 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 vuol, sì, dire che siamo noi che dobbiamo cambiare. È vero, che dobbiamo trovare poi la forza e il coraggio dentro noi stessi. Riflettendo ancora sulla vicenda di Cazzaniga, vedendo le interviste, ascoltandole, mi è sembrato come se lui avesse trovato comunque una sorta di soddisfazione nel sentirsi utile per questa donna che lo truffava, perché si occupava di lei anche se a distanza, le mandava dei soldi, acquistava l'auto, le mandava la spesa, eccetera. Quindi non era quasi più neanche una relazione d'amore, no? Perché era, certo, soltanto una continua richiesta di qualcosa, di denaro, di sostegno. Può essere che a un certo punto lui sia diventato dipendente anche da questa... da come si sentiva in quella situazione, sì, del sentirsi buono, cioè utile, sì, e buono, cioè è qualcosa, certo, che anche questo dà dipendenza? Sì, certo che sì, perché ti senti utile a qualcuno che ti gratifica per quello che ti gratifica con le parole, perché da quello che ho capito lui non l'aveva neanche mai vista. Mai, lui riceveva solo le foto di questa modella fantastica, che poi appunto è Alessandra Ambrosio, che non si, cioè, se noi mettiamo insieme puntini, quindi era tutto legato alla sua fantasia, sì, non si capisce, ecco, neanche come una modella brasiliana potesse parlare sardo, e questo già, sì, avrebbe dovuto far scattare un campanello d'allarme, però evidentemente cioè, era stato costruito talmente, beh, bene tutta la vicenda, sì, dice, sai, è a Cagliari, sai che è lì, cioè in 15 anni il nostro cervello si difende, trova delle scuse, è vero, è questo lo vediamo sempre anche nei tradimenti, cioè abbiamo sempre la scusa pronta, ma io sì, ma non sono come quel caso che, ma questa è una cosa diversa, quindi troviamo sempre qualcosa che ci riporta alla situazione che ci piace, che però dopo alla fine ci fa male, perché io ho avuto delle pazienti che ad esempio sono incastrate in queste relazioni attraverso i social, no? Allora andavano a cercare il compagno sui vari siti che ci sono di incontri,
e non affrontavano la realtà, cioè non lo andavano a vedere di persona, so, andiamo a pigliare un caffè insieme e vediamo che tipo sei, no? se ci possiamo piacere, ma continuavano per mesi a chattare, a parlare attraverso foto, attraverso chat, e quello non faceva altro che aumentare talmente la fantasia che poi mi ricordo che una di queste mie pazienti, quando si è decisa ad andare a fondo alla cosa, ho scoperto che anche il sesso era diverso. No, vabbè. Sì. Veramente come la dipendenza dalle droghe, cioè tutte le dipendenze, Misa, sono uguali. Mamma mia. C'è poco da fare, da quelle della che possiamo diventare dipendenti dalla Nutella a quelle che possiamo diventare dipendenti da un uomo o da una donna, intendo dire. Caspita. Quindi pensi la vergogna, il fatto di dover dire una cosa del genere anche in casa, in famiglia, se c'è bisogno di aiuto, oppure agli amici, non so, ai quali hai detto sono fidanzata, è veramente pesante, per cui tu cerchi delle scappatoie che non esistono, perché devi soltanto dire stai costruendo una serie di bugie, una più grande dell'altra, come purtroppo quei ragazzi che raccontano in famiglia che sono a un passo dalla laurea e poi in genere finisce malissimo, perché ovviamente a un certo punto la bugia non regge più. Ragazzi che hanno fatto anche, insomma, hanno fatto la festa di laurea, hanno fatto tutto pur di continuare con questa grande angoscia, perché pensiamo che queste persone che raccontano una cosa che in fondo sanno che non è vera sono molto angosciate da questo. In più le persone che dipendono da altre persone hanno appunto questa forma di astinenza, perché poi vanno in ansia perché non riescono a farne a meno. Eh già, una situazione piuttosto complicata. Dottoressa, magari continuiamo a parlarne. Adesso la devo per forza salutare, però come sempre la ringrazio per essere stata con noi questa settimana, dottoressa. Grazie mille. Speriamo di essere d'aiuto a qualcuno. Speriamo, che si decida a fare qualcosa per non essere più dipendente da questo tipo di situazione, a stare un po' meglio. Primo passo, chiedere aiuto. Di quello non c'è mai da vergognarsi. Certo. Grazie, dottoressa Serenella Salomoni. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio alla nostra dottoressa Serenella Salomone, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa, terapista di coppia e, come diciamo sempre noi, chi più ne ha più ne metta.